Buongiorno a tutti e benvenuti alla fiaba del giorno del Veronese Magazine. L'Italia riapre, o almeno così ci dicono, nel senso non si capisce bene cosa riapre e quando riapre, perché sinceramente dal 15 di febbraio siamo certi che milioni di italiani over 50 obbligati ad essere vaccinati e che magari non si vaccineranno non potranno più accedere a niente nulla. Già oggi abbiamo comunque obblighi di tutti i tipi entrati in vigore dal 1° di febbraio, quindi ben non si capisce Draghi cosa abbia riaperto in Italia che già non fosse aperto. Quindi abbiamo questa situazione abbastanza imbarazzante come sempre. Si dicono delle cose, ma nella realtà non corrispondono alla realtà, perché quotidianamente nel quotidiano noi continuiamo ad avere obblighi su obblighi su obblighi di presentazioni di Super Green Pass rafforzati, Green Pass da guarigione, Green Pass da vaccino, Green Pass da terza dose. Ci prepariamo a una quarta dose che serenamente, sicuramente vedrete nel mese di ottobre, ci inoculeranno tranquillamente. Ma Draghi, insieme ai governi magnifici, a Figliuolo, ci comunicano che l'Italia riapre. E ripeto, dal 15 di febbraio invece avremo ulteriori restrizioni per una massa importante di popolazione. Io sinceramente sono basito, ma l'ho visto anche nel mio personale esperienza. Sono consigliere comunale a Pescantina e tra una settimana è convocato il consiglio comunale. Bene. Pensavo fosse normale presenza, nel senso in una sala consiliare dove si rispettano le norme di sicurezza, di distanza e via dicendo. E invece no, il consiglio comunale a Pescantina tra una settimana verrà tenuto in videoconferenza, questo sistema allucinante di comunicazione tramite PC, perché in comune Pescantina ci sono stati tanti casi e quindi, essendoci stati tanti casi, è meglio farlo tramite computer. Caro Draghi, caro Figliuolo, cari virologi, il problema non sta nei contagi, non sta nella pandemia, sta nel cervello dell'essere umano medio, che tante volte, ahimè, non è così sviluppato. Grazie, a domani.